9 gennaio 2020, Gianni Colacione per Libre TV, siamo al pontile di Ostia, come potete vedere, Ostia, Lido di Roma, in compagnia di Ilaria Falconi, tecnico ambientale del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, e parliamo di qualcosa che su Libre TV in qualche modo già avrete avuto modo di ascoltare e di vedere in vari video, che è l'erosione costiera. Su questo territorio è purtroppo parecchio attiva. Ilaria ha svolto un lavoro su questo, lei è tecnica ambientale e quindi insomma è esperta della materia, e in questo lavoro, tanto per introdurre un pochino, poi parleremo ovviamente anche del territorio in sé, lei ha distinto due tipi di erosione. Ecco, poi parleremo un po' di quella che interessa più in modo specifico questo ambiente. Quali sono questi due tipi di erosione? Allora, l'erosione costiera può essere determinata sia da fattori naturali che da fattori antropici. I fattori naturali ovviamente possono essere il cambiamento climatico, l'innalzamento del livello del mare, i venti e quant'altro. Purtroppo però l'attuale erosione costiera non è dipesa tanto da fattori naturali, in quanto si attuano in tempi molto lunghi, ma bensì da fattori antropici. Il primo tra tutti, l'elevata antropizzazione delle nostre coste, con la creazione di porti, abitazioni, strade, infrastrutture, eccetera. Poi anche per quanto riguarda specificatamente il tratto di Ostia, il problema anche del fiume, perché tutte le spiagge del litorale romano, quindi Ostia, Fiumicino, Fregene e quant'altro, derivano tutte dal delta del fiume Tevere. Il trasporto derivante dal fiume Tevere purtroppo è diminuito notevolmente in questi anni. Analizzando i dati ricavati dalla stazione Roma Ripetta idrometrica, si evidenzia che dal 1878 ad oggi è diminuito di circa l'80% il trasporto. Il trasporto come mai è diminuito così notevolmente? Ovviamente un po' è sempre dipeso da fattori naturali, ma avvengono sempre in tempi secolari, può essere variazione climatica, ma può essere anche fattori geologici. Ma in realtà quello che ha determinato questa notevole diminuzione del trasporto del nostro fiume è dipesa specialmente da fattori antropici, dal grande prelievo di materiale inerte utilizzato per le costruzioni, dalle costruzioni di muraglioni da Ponte Margherita a Ponte Palatino per proteggere la città di Roma, e anche dalle 5 dighe idroelettriche costruite da Enea sul medio e basso corso del fiume Tevere, sull'asta principale. Quindi insomma praticamente è la gestione del territorio, suolo e la parte diciamo anche sommersa è stata un po' sconsiderata sostanzialmente. Sostanzialmente sì, e inoltre c'è anche da dire che tra i vari fattori antropici sono presenti anche le stesse opere di difesa che in realtà vengono progettate per mitigare il problema. Perfetto, di questo qua adesso ne parliamo in modo più specifico. Prima ecco volevo chiederti, passando dall'aspetto diciamo più generale, quasi accademico in sé di questa distinzione che tu hai fatto, ecco, decliniamolo qui sul territorio. Quali sono le zone più a rischio? Che tipo di erosione ci sono in queste zone qui tra Ostia e Fiumicino? Per Ostia bisogna dire che c'è una situazione di stabilità sostanziale, ma è dipesa principalmente dai grandi interventi con opere di difesa rigide e con il ripascimento. Le zone comunque ancora in erosione si rinvengono alla foce del fiume Tevere e a Ostia Levante principalmente. Per quanto riguarda invece la parte di Fiumicino, Focene e Fregene, specialmente Fregene dal 2004 in poi, è notevolmente in erosione, specificatamente per un tratto di circa 800 metri tra lo stabilimento La Nave e La Perla. La parte per esempio di Ostia, quella che non abbiamo qui inquadrata in questo momento, che sta verso i cosiddetti cancelli, insomma spiagge libere, ecco, in condizioni sta rispetto al resto? Fortunatamente abbastanza bene, ma ciò è diveso perché gli stabilimenti balneari non sono così invasivi come purtroppo per tutto il resto del tratto, e poi lì sono ancora presenti le dune e la vegetazione che trattengono il sedimento, e questo è fondamentale per evitare le perdite appunto di sedimento e quindi determinare l'erosione costiera, perché comunque sia l'erosione costiera è determinata da fattori diretti o indiretti di alterazione del ciclo dei sedimenti, che dipende appunto da fattori naturali, come detto prima, o antropici. Una cosa che è molto legata a questo territorio, che spesso invece viene trattata in modo separato, è il fiume Tevere. Ecco, da lì viene una parte del sedimento che dovrebbe in qualche modo alimentare le spiagge. Che cosa è successo nel tempo?
nel tempo il fiume appunto origina proprio queste spiagge. Diciamo che gran parte del trasporto per quanto riguarda Ostia e Levante è intercettato e trattenuto dal canale dei pescatori, e l'idea soprattutto di allungare il canale dei pescatori determina solo altro insabbiamento e determinerà anche che purtroppo non potranno più uscire con le proprie barche i pescatori, perché si rischia l'insabbiamento proprio del luogo. Se il canale dei pescatori venisse accorciato, non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare il ripascimento, perché naturalmente il trasporto longitudinale proveniente dal fiume Tevere giungerebbe sulle spiagge limitrofe. Adesso sul ripascimento parliamo, però prima volevo chiederti, e in tutto questo la costruzione del porto turistico, cosa di non dico recente, ma insomma che non risale a decenni fa, ma insomma, come è inciso? Il porto è inciso parecchio, perché come dicevo prima è uno dei fattori antropici che determina l'erosione costiera, perché come il canale dei pescatori trattiene e intercetta gran parte del trasporto solido proveniente dal fiume, e infatti è stato recentemente utilizzato la sabbia comunque sia che sarà intercettata e insabbiata nel porto per essere dragata sulle le spiagge di Ostia Ponente per effettuare appunto il ripascimento. Ecco, veniamo al ripascimento. Il ripascimento viene in qualche modo scambiato, in qualche modo viene presentato come un ripristino della situazione naturale precedente. Ecco, ma il ripascimento che cosa vuol dire? Vuol dire portare spiaggia, sabbia, ma questa sabbia come dovrebbe essere? Dovrebbe avere delle caratteristiche ben precise? Per il ripascimento bisogna dire alcune cose, ovviamente è un'opera di difesa a impatto zero, però bisogna vedere, a impatto ambientale zero, però bisogna vedere innanzitutto la tipologia di sabbia, perché diciamo per Ostia Centro è stato effettuato nel 1900 il primo intervento di ripascimento protetto con barriera sommersa longitudinale, quindi dal canale dei pescatori al pontile della Vittoria, per far capire la zona, e ovviamente questo intervento ha bisogno di notevoli manutenzioni e versamenti di altra sabbia per mantenerlo e renderlo efficace ed efficiente. I primi prelievi sono derivati da cava addirittura, o dal canale dei pescatori come si usa adesso, o da sabbia sommersa. Bisogna dire innanzitutto che il ripascimento non protetto è un ripascimento inutile, perché già il mare ha la tendenza naturale ad effettuare il ripascimento, e per questo motivo è anche molto, è anche molto non idoneo effettuare il ripascimento in autunno o in inverno, perché il mare proprio in quel periodo ha la tendenza a portare via il sedimento e quindi lo rende inefficace e solo purtroppo un dispendio di soldi pubblici gestiti in maniera errata. Per il ripascimento va detto anche un'altra cosa molto importante. Gli angoli di riposo cosa sono? Un profilo di equilibrio della sabbia è un profilo di equilibrio della spiaggia è determinato dalla grandezza, dalla granulometria del sedimento. Se io ogni ovviamente granulometria ha un suo angolo di riposo ben specifico. Se io sovrappongo materiali di sabbia aventi angoli di riposo diversi, cioè minore e maggiore, creo un equilibrio metastabile. Cosa vuol dire? Che qualsiasi sollecitazione esterna mi porta via il sedimento e mi rende inutile l'intervento effettuato. Cioè, in pratica, detto in modo più semplice per i non addetti ai lavori, dovrebbe essere la stessa tipo di sabbia che va a essere posta sopra quello che era prima una spiaggia, insomma, dovrebbe essere lo stesso tipo. Esatto, e inoltre comunque bisogna dire che il ripascimento non è la soluzione definitiva o più opportuna, diciamo, è quella che ha minore impatto ambientale rispetto alle opere di difesa rigide, ma ci sono delle soluzioni sicuramente più efficienti e risolutive. Ecco, facciamo degli esempi, perché poi tra l'altro tu su questo tuo lavoro, che poi diremo anche dove è possibile reperire, parli anche di soluzioni diverse da quelle attuate e anche innovative. Allora, ripascimento, come dicevo prima, deve essere, se va fatto, deve essere protetto, quindi con barriera sommersa longitudinale, come ad esempio è stata fatta per Ostia Centro. Le opere di difesa rigide come pennelli e frangiflutti non sono efficaci per questa zona, perché mi determinano, sono dei palliativi, cioè sono funzionali per un breve periodo di tempo, ma poi mi creano dei danni sottoflutto spostando l'erosione in altre zone. Infatti uno dei fattori che dicevo prima determinanti dell'erosione costiera sono proprio le stesse opere di difesa che si progettano, perché
quando si progetta un'opera non bisogna pensare solo ai costi o alla loro efficacia nel risolvere o mitigare il problema dell'erosione costiera, ma bensì bisogna anche valutare gli effetti che si producono sull'ambiente emerso e sommerso, poiché qualsiasi opera che io metto in mare ovviamente ostacola il libero propagarsi delle onde e delle onde e delle correnti, generando degli effetti o sommerso o emerso. E quindi cioè, qualsiasi cosa in qualche modo che si crea sul litorale ha comunque sia un costo dal punto di vista ambientale. Esatto, e mi crea comunque anche un impatto con l'ambiente circostante, determinandomi, come per i pennelli e frangiflutti, problemi di erosione sottoflutto, che mi sposta l'erosione stessa in zone limitrofe che magari non sarebbero mai state sottoposte ad erosione costiera se io non mettevo quel pennello o quel frangiflutto. Cosa è successo ad esempio per Ostia? Le opere di difesa rigide posizionate sulla foce del fiume mi hanno spostato l'erosione costiera ad Ostia centro. Dagli anni 50 in poi che si sono manifestati i primi fenomeni erosivi, e poi il canale dei pescatori mi ha creato il problema per Ostia Levante, o gli stessi 17 pennelli installati a Focene nel 2004 mi hanno portato l'erosione a Fregene, perché Fregene ha sempre garantito dell'erosione sopraflutto derivante sempre dai pennelli messi a Focene, ma dal 2004 in poi, con l'installazione di ulteriori 17 pennelli trasversali con barriera sommersa longitudinale, purtroppo non ha ricevuto più sedimento anche a causa del limitato trasporto dal fiume, e quindi ora purtroppo si trova in erosione. Mi viene da chiederti, ascoltandoti, che in qualche modo questo territorio, questa parte di territorio dovrebbe essere poi peraltro trattata in un modo organico, cioè è tutto, cioè gli interventi dovrebbero essere pensando che sia un insieme e non separatamente divisi secondo appunto comuni, municipi, ambiti territoriali diversi, non sbaglio? È corretto, in quanto non si dovrebbe pensare sempre, quando si progettano delle opere, ai metri sottoposti a erosione, tipo per Fregene 770 metri o per Ostia Levante, ma bensì bisognerebbe progettare qualsiasi intervento parlando di unità fisiografica. All'interno di un'unità fisiografica c'è un tratto di litorale ben preciso, avente delle caratteristiche comuni, come ad esempio l'origine, il trasporto, la tipologia di venti e quant'altro, e quello mi determina l'intervento, perché comunque sia in quel tratto qualsiasi intervento io decido di attuare mi può creare dei problemi a monte o a valle, e quindi poi mi può determinare erosione in zone che magari non sarebbero mai colpite da erosione. Proviamo a fare una ipotesi di qualcosa di concreto e localizzato, secondo te, in uno di questi luoghi qui tra Fiumicino e Ostia. Per dire, in questo posto c'è questo problema e qui si potrebbe intervenire in questo modo. Per Ostia Levante, come dicevo prima, si potrebbe benissimo accorciare il canale dei pescatori, e già gran parte dei problemi si risolverebbero così, perché il trasporto verrebbe comunque garantito dal fiume Tevere, e eventualmente si può fare un ribascimento con barriera sommersa longitudinale, quindi protetto, oppure il Tecnoref, lo stesso proposto anche per quanto riguarda Fregene. Che cos'è il Tecnoref? Il Tecnoref non è altro che un manufatto in calcestruzzo, però in calcestruzzo sì friendly, cioè naturale, a bassissimo impatto ambientale, perché è costituito da sabbia e ghiaia, che ha dei fori, e soprattutto una cosa molto importante è che questa struttura la posso comporre a piacimento a seconda dell'esigenza del luogo, quindi è proprio per quel luogo, non esiste già prefabbricato. Ah, ho capito. Ma in base alla tipologia di problema si costruisce in determinate strutture, in genere si utilizza la struttura a forma piramidale. Ah, questa struttura comunque ha dei fori che permettono sia di affossare la struttura ovviamente, ma anche con il passaggio della luce solare a rinaturalizzare la struttura stessa con le specie vegetali e animali presenti. Mi crea anche un'elevata biodiversità con una rinaturalizzazione del luogo e anche attrattività turistica. Non vuole ostacolare, non vuole opporsi alla forza del mare, ma assorbirla. Esatto. Okay. Mentre tutte le opere rigide fanno l'esatto opposto. Okay. Ed è per questo che hanno anche la stessa barriera sommersa longitudinale, ha bisogno nel tempo di manutenzione, perché comunque le stesse forze, diciamo, marine mi spostano e modificano e mi creano erosione
sottoflutto della stessa barriera, e quindi poi, come sarà fatta anche per la barriera sommersa longitudinale di Ostia Centro, sono state fatte delle manutenzioni risistemando appunto i massi rocciosi posizionati. Come possiamo trovare questo lavoro? Dove lo possiamo trovare? Dove lo possiamo reperire? Tutti coloro che ci ascoltano magari vorranno avere delle, diciamo, specifiche un po' più approfondite. Il libro si può acquistare, si può trovare in tutte... Diciamo come si chiama intanto. Allora, il libro si chiama L'erosione costiera, i processi morfovolutivi e morfogenetici della linea di costa da Ostia a Fregene. Si trova in tutte le librerie Feltrinelli, sul sito di Feltrinelli online, quindi IBS, libreria universitaria e quant'altro. Ringraziamo Ilaria Falconi, le diamo appuntamento su Liberi TV per le nuove, diciamo, aggiornamenti, visto che siamo abbastanza attivi su questo territorio. Grazie a voi che ci seguite.